Futuri avvocati crescono un po' come nel romanzo "E giovani donne crescono", va, capitani coraggiosi e via di seguito. Futuri avvocati crescono, cari amici, futuri avvocati crescono, perché vedete questa Edelweiss, la vedete bene? Padova, hanno copiato l'esame, tre studenti di legge tradiscono il processo, futuri avvocati, oppure mi si consenta, futuri magistrati, e sono stati scoperti tre studenti a copiare. Sì, ma se tu riscopri tre studenti a copiare, è come quando si scoprono i ladri. Per un ladro li scopri, non li scopri. E così, per tre studenti di legge scoperti a copiare, ce ne sono una percentuale molto più alta che non vengono scoperti a studiare, a copiare, che non vengono scoperti a scopiare. E l'Italia, la patria del copiato. Io so che si può copiare, alle elementari si può copiare, alle scuole medie inferiori si può copiare, forse si può copiare anche alle scuole medie superiori. Già comincia a essere poco comprensibile che si copi all'università, anche perché qua si tratta di studenti di legge, vedete c'è scritto qua, guardate, Padova è una università prestigiosa, Padova, tre studenti di legge, vedete legge è scritto con l'iniziale maiuscola, vedete, ora riscono il processo. Il povero Duce che fece scolpire a Roma nel duro marmo una scritta relativa al popolo italiano, un popolo di poeti, di santi, di navigatori, di scienziati, e avrebbe potuto scrivere anche un popolo di copiatori o copisti, un popolo di copiatori o copisti. Ah, ma quanti copiano, cari amici, quanti copiano? Io in oltre 10 anni che sono qua, sul web 2.0, in oltre 10 anni, ho fatto tanti video su persone importanti, che hanno avuto dei processi, e sono stati condannati nei processi per aver copiato. Si chiama plagio. Il grande intellettuale, il grande docente universitario Umberto D'Aliberti, sì, ha avuto il processo per aver copiato, è stato pure condannato al risarcimento dei panni. A Corrado Augias ho dedicato un video intitolato "Corrado Augias non copiare". Corrado Augias è uno che ti butta fuori un libro all'anno, non si scherza mica con Corrado Augias. Però ha dovuto ammettere pubblicamente, guarda come, Corrado Augias, che aveva copiato alcuni Branucci che aveva copiati per web. E che dire di Roberto Saviano, il grande Roberto Saviano, che ha raggiunto le vette del successo con Mora. È stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per aver scopiazzato. Ha scopiazzato poco. E ci sono i miei video su Roberto Saviano. E poi dopo questi diventano avvocati. Oppure Absit di Giulia Verdi. Magari diventano pure magistrati, magari poi. Va bene, che questa è la vita. C'è pure Mariana Madia, la bella Mariana Madia, alla quale il Fatto Quotidiano ha dedicato tanta attenzione, per via, mi pare, una sua tesi di laurea, mi pare, Mariana, è così bella Mariana Madia, ma perché?
ha prestato il fianco e adesso c'è il processo, perché Marianna Maria vuole dimostrare in processo di non aver copiato, ma il Fatto Quotidiano la tallona. Io ho scritto tanto, ho scritto, ho sempre sfidato tutti a dimostrare che io ho copiato una sola pirola, cari amici, una sola pirola. Ho sfidato il mondo io. Provate a verificare se Serafino Massone ha copiato una sola pirola. Vabbè, cari amici, e piccoli avvocati crescono, e Absit, i Nuri Averdi, piccoli magistrati crescono, cari amici. Sic transit gloria fundi, cari amici, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massone.